Probabilmente ecco, tutti i cattolici praticanti sanno che il 24 di marzo è la giornata dei missionari martiri. Decine, centinaia, migliaia di missionari nel corso della storia, sicuramente qualche centinaio ogni anno vengono uccisi per la loro opera di propagazione della fede, di annuncio del Vangelo e per la loro opera di promozione della dignità umana. Ecco, l'annuncio del Vangelo e la difesa della dignità umana non possono mai essere disgiunte, devono andare sempre insieme. Così come l'annuncio del Cristo figlio di Dio che da ricco che era si è fatto povero per arricchire il mondo, non può mai essere disgiunto dalla cura dei poveri, degli infelici. Per cui ecco, in America Latina sempre più si è fatta strada l'idea che senza una lotta anche della Chiesa verso le strutture di peccato che favoriscono la povertà e l'ingiustizia sociale, non può aver luogo. Quindi da una parte si deve annunciare il Vangelo, ma annunciando il Vangelo si deve anche promuovere la dignità e la vita di coloro che sono più poveri, sofferenti e abbandonati. Ma perché il 24 marzo, proprio il 24 marzo, commemorano i missionari uccisi? I missionari martiri, uccisi a motivo dell'annuncio della fede, perché il 24 marzo 1980 è stato ucciso Sant'Oscar Arnulfo Romero, l'arcivescovo di San Salvador, la capitale di El Salvador. El Salvador è uno stato dell'America centrale, ma è uno stato la cui vita e condizione può essere assimilata un po' a tutti gli stati dell'America Latina, quindi anche a quelli più grandi come Messico, Argentina, Perù, Cile, Brasile, eccetera. Degli stati cioè tradizionalmente cattolici, ma in cui c'era comunque una grande ingiustizia sociale. E soprattutto dopo il concilio, la divisione tra cattolici di destra e cattolici di sinistra, produceva, tanta sofferenza in quella terra e favoriva le sette protestanti, tanto più che, i cattolici di sinistra molte volte erano tacciati di essere comunisti, di essere contro la dottrina sociale della Chiesa. E in realtà, la politica non c'entra con la fede. E uno non può essere cristiano, se trascura la promozione dei poveri. E allo stesso modo, il fatto che uno promuove i poveri, aiuta i poveri e vuole cambiare le strutture ingiuste della società, ecco, questo è insito alla fede stessa. Noi non abbiamo bisogno di essere marxisti per essere buoni cristiani, non abbiamo bisogno di essere comunisti per essere buoni cristiani. Quindi la suddivisione politica o la schematizzazione politica nell'ambito dell'evangelizzazione della vita della Chiesa è un di più che basta. E chi era questo Oscar Arnulfo Romero? Era nato nel 1917 a Ciudad Barrios, nei pressi di El Salvador. Dopo aver studiato a Roma, viene fatto vescovo di una diocesi che si chiama Santiago de Maria e subito dopo fu promosso primate del paese, quindi arcivescovo di San Salvador, di El Salvador, che è la capitale dello stato del San Salvador. Fu promosso arcivescovo proprio per la sua indole mite, per cui si cercò, ecco, anche da parte della Santa Sede, di mettere uno che non condannasse esplicitamente anche le ingiustizie sociali, ma cercasse di operare proprio e basta, senza dire troppe cose. Però quando questo vescovo mite, buono, che non aveva interessi politici, venne toccato nella sua carne, perché fu ucciso un padre gesuita che gli era molto amico,
che si chiamava padre Rutilio Grande, ebbene lui a quel punto uscì fuori, denunciò tutte le ingiustizie, anche le connivenze di certo mondo pseudo-cattolico con la destra militare, e quindi fu ucciso con un solo proiettile mentre celebrava la messa e alzava il calice, e il vino del calice si mescolò con il suo sangue. Il suo sangue si mescolò con il sangue di Cristo. Allora egli possa intercedere perché la Chiesa dell'America Latina possa essere sempre coerente, ecco, nell'annuncio della parola di Dio, in simultanea alla promozione della dignità dei poveri, e perché i cristiani non si facciano mai prendere dal miraggio falso della politicizzazione della fede. Politicizzazione della fede, che anche questo è un errore. Noi siamo prima cristiani e poi dopo, ma molto dopo, possiamo appartenere a una parte politica, ma prima viene Cristo. E in conseguenza della nostra appartenenza a Cristo deve discendere anche la nostra coloritura politica. San Romero, Sant'Oscar Arnulfo Romero, prega per noi.